Benvenuti a tutti. Allora, tanto che non ci vedevamo col bug, viva e viva, finalmente ce la facciamo vederci anche di persona, anzi, modalità ibrida, che è un po' una novità, ma ho visto che un po' di persone qui ci sono, un po' di persone remoto ci sono, quindi direi che l'attendance c'è tutto. E, come avete visto, oggi ci ospita la mia azienda, Facile.it, che ringraziamo, visto che ha potuto fare tutto questo senza un poco preavviso, perché mi sono letteralmente detto, possiamo farlo? Sì, ok, ottimo. Inutile fare la solita marchettata, dovrà esserci fino alla mia collega di HR che prontamente è stata poco bene, quindi dovrò fare one man show, perdonatevi. In realtà non vi ruberò tempo, nel senso che, come sapete, noi siamo un'azienda che solitamente lavora su PHP, stiamo lavorando tanto anche su TypeScript e JavaScript e React ultimamente, quindi c'è una palata di posizioni aperte su jobs.facile.it, se vi interessa potete scrivere a me o fare application direttamente da lì o da LinkedIn. Fine della marchettata, non mi sembra il caso di rubarvi più tempo di così. Proviamo un attimino a condividere le slide per questa sera e a fare un rapido cambio di telecamera, così anche da casa mi possono vedere. Ci sono. Mentre presento, perché per chi non mi avesse già visto, io tendo a gesticolare un po', quindi magari da casa poi se faccio così... si perdono cosa sto indicando sulle slide. Allora. Hai provato le due setazze? Ah? Hai provato le due setazze? No, ma non lo è. Dubito che sia così, così magico. Da casa qualcuno ha il coraggio di raccontarci se si vede e si sente bene? Qualcuno coraggioso che apra un microfono? A me sembra di sì. Ok, le slide sono, ci sono. C'è un messaggio nella chat, dove forse stanno rispondendo via. Ragazzi, sulla chat faccio fatica. Ah, sì, tutto ok, aspettate, me la tiro qua su così posso un minimo tenere d'occhio. Avere il secondo schermo paga sempre, non solo per lavorare. Fantastico. Ok, cominciamo. Programma della serata, OpenAI a tutto spiano. Una cosa. L'aggiornamento ti parte alle 23 più tardi, giusto? Bella domanda. PC non è mio, speriamo di no. Se parte il pop-up, avvertitemi che lo posticipiamo all'istante. Quindi. Ok, va bene. Allora, slide di presentazione forse è un po' superfluo, ma lo ripetiamo, giusto perché non mi ha mai visto. Io sono Alessandro Lai, sono Engineering Manager qui in Facile.it. Vi giuro, scrivo ancora codice. Dovrete passare sul mio cadavere per togliermi PHP Storm. I miei handle sono ovviamente coordinatore del pub da tantissimo tempo ormai, tra l'altro oggi c'è Daniele che ha deciso di rendersi volontario per darmi una mano a organizzare, grazie Daniele. Se qualcun altro vuole essere volontario insieme a me e darmi una mano, ben venga, perché se siamo tre siamo ridondanti, quindi funziona sempre meglio. Sono anche segretario del FIG. Prima di iniziare la presentazione, un'ultima cosa, vi consiglierei di rimanere soprattutto voi da casa, perché oggi, oltre alla solita licenza JetBrains che regaliamo a chi partecipa, abbiamo anche un biglietto a mangio per il PHP Day, versione online ovviamente, perché è così poco preavviso, visto che si tratta di tra due settimane, il 19 e 20 maggio a Verona, come sempre, anche quella tra l'altro sarà una conferenza a modalità ibrida. E, tra l'altro presento anche io, cos'è un talk nuovo su DDD, CQRS, del resourcing, speriamo che vada bene perché è la prima volta che lo presento in inglese e davanti a non colleghi, quindi sarà una bella sfida. Ok, adesso bando alle ciance, oggi parliamo di API, no? Alla fine immagino che tutti voi abbiate consumato, scritto, revisionato API a valanghe, decine, centinaia di endpoint. Perché nel nostro lavoro di tutti i giorni, alla fine della fiera, servono sempre, no? Adesso il front-end JavaScript è un must e quindi servono le API. Anche da prima c'era un'applicazione mobile, ti servono le API. Oppure devi parlare server to server, ti servono le API. Oppure magari il vostro servizio vende API, fa monetizzazione. Anche lì, cioè, probabilmente molti di noi usiamo API as a service di tanti servizi ad essere a manca, quindi, insomma, sappiamo che se facciamo programmazione web... o siamo gente che fa solamente WordPress e plugin, e forse anche lì le API le puoi usare anche adesso, perché ormai anche WordPress può usare headless. Insomma, non c'è modo di scamparla. Il punto delle API però è che, a meno di non avere un monorepo, in cui hai il server e il client insieme, diventa un po' complicato fare i test assieme, no? Verificare, fare test integrazione e verificare che la comunicazione
Revian funziona. Quindi quando bisogna fare degli sviluppi in cui appunto i client server sono separati, che sarà il 90% dei casi probabilmente, non penso che nessuno qui abbia un monorepo del genere, appunto. A me è capitato giusto una volta su un progetto che seguo, perché c'è front-end e back-end, ma finita lì, poi il resto non è questo caso. Alla fine ci serve sempre un meccanismo formale per mettere insieme i pezzi. Io cerca, avevo trovato questa bella definizione su Wikipedia del design by contract, dove il TM non è per caso, è veramente un marchio registrato. L'ha registrato il creatore del linguaggio Eiffel, che è un vecchio linguaggio inventato negli anni 60 o 70, che, stando a Wikipedia per essere precisi, ci dice che è un metodo di design del software in cui fondamentalmente dobbiamo avere una specifica formale, precisa e verificabile dell'interfaccia che questo software offre. E quindi, vabbè, finché parliamo di codice, fai un interface in PHP e ce l'hai. Quando parliamo di API è un po' più complicato. Il punto di questo approccio è che tutti i client che utilizzano quel pezzo di software dovrebbero verificare che tutte le precondizioni siano corrette. Ma molto più spesso, soprattutto nel nostro lavoro, succede il contrario, cioè il server a fare le verifiche. Questo perché se siamo in un bel binario compilato, il compilatore quando mette assieme ci dice no, l'interfaccia è usata male. Quando siamo su HTTP non ti puoi minimamente fidare, devi per forza verificare che tutto sia corretto, che gli header ci siano tutti, che i campi ci siano tutti e quant'altro. Insomma, cose che probabilmente fate tutti i giorni e qui dovete ben presente di cosa stiamo parlando. Il punto è quindi quale linguaggio, quale formato utilizzare per fare questa operazione? E la risposta ovvia è OpenAPI, che alcuni possono conoscere come Swagger. In realtà Swagger è praticamente l'azienda barra consorzio che ha creato inizialmente il formato, poi c'è stato un bel consorzio di grandi aziende tipo Google, IBM, Microsoft e quant'altri che hanno deciso di adottarlo come standard per fare delle specifiche di endpoint API, da quel momento in poi, cioè dal salto dalla versione 2 alla versione 3, si chiama ufficialmente OpenAPI. Vi capiterà, vi sarà capitato di trovare persone che si riferiscono alla stessa cosa con entrambi i nomi, ma di questo stiamo parlando. Magari altri avranno familiare questa interfaccia, che è l'interfaccia Swagger, cioè una UI carina per interpretare il documento OpenAPI. E questo per esempio è lo screenshot dal loro sito del classico pet shop, negozio di animali, che loro utilizzano come esempio per avere delle API che abbiano un po' tutti i casi, no? Un po' tutti i verbi, le deprecazioni, post, delete, get, put, tutto quello che c'è da vedere, per vedere che insomma lo strumento è flessibile. Sotto il cofano cosa c'è? Tanto YAML, che magari sarà tanto bello da leggere a occhi nudi, però sappiamo quanto è fragile, quanto è prono a problemi di indentazione piuttosto che di interpretazione del tipo dei valori e quant'altro. In realtà si può usare anche il JSON, che però è un po' più rompipalle da editare a mano, perché vatti a controllare tutte le parentesi chiuse corrette quando hai cominciato ad avere 7-8 livelli di indentazione, non è il massimo. E infatti la prima cosa che vi consiglierei stasera è questa, Stoplight. Stoplight è una società. Stoplight Studio è il tool che vedete qui nello screenshot ed è un editor, una GUI fondamentalmente, che vi permette di scrivere documenti OpenAPI con un editor visuale. Io l'ho adottato perché è stato molto comodo per iniziare, per abbattere la curva d'apprendimento iniziale, nel senso che se mi metto a scrivere a mano tutto quello YAML, tempo 2 secondi ho fatto 5 errori di indentazione e di sintassi, perché magari non conosco ancora bene nel dettaglio tutto il formato OpenAPI, tutte le richieste, le proprietà possibili, eccetera. E affrontare la prima esperienza nello scrivere un documento OpenAPI per lavoro, per farlo per davvero, con questo editor è molto comodo, perché vai un po' a scoperta incrementale, no? Cioè, scopri come si mette un endpoint, dopodiché ti si apre un form con i campi. Ah, questo è il campo per i parametri, questo è il campo per il body, questo è il selettore del verbo HTTP. E non devo andare a spulciarmi tutta la documentazione, che è abbastanza formale, è un documento molto dettagliato che ti riporta bene con precisione tutte le cose, ma insomma, a chi è un po' alle prime armi non è il massimo, ecco. Dove buttarsi dritto per dritto, minimo ti viene la sindrome del foglio bianco perché non sai da dove cominciare, poi gli errori di sintassi vengono solo dopo. Stoplight Studio è un tool che è gratuito, che si può scaricare, funziona stand alone
qualunque, cioè c'è Mac, Windows e Linux, quindi è la classica app Electron in realtà. Stoplight in realtà ha un fornisce dei servizi di software as a service un po' più ampi anche a pagamento, però questo è gratuito e anzi all'interno di Stoplight Studio ci sono dei componenti open source. Uno è Prism, che è un mock server, ovvero banalmente partendo da una specifica OpenAPI può offrire un server HTTP che fa finta, fa il mock dell'API che avete sott'occhio. Lo fa guardando un po' la descrizione di quello che delle vostre endpoint e, se possibile, sfruttando gli examples, cioè gli esempi di richiesta e risposta che potete embeddare nel documento OpenAPI. Quindi magari potete, invece che vedere string, potete mettere, non so, una stringa sensata, c'è cioè un indirizzo, scrivete via Dante numero 1, è un pochino più intelligibile, ecco, a chi guarda la documentazione. L'altro componente open source è Spectrum, che invece fa validazione. Quindi di conseguenza vi riporta warning con imprecisioni oppure veri e propri errori che state compiendo mentre compilate il documento. In realtà forse faccio prima a farvelo vedere per davvero. Vediamo se Windows non mi tradisce. Dov'è? Stoplight Studio. Queste qua ce le mandi, vero? Sì, le slide, poi le pubblico, ci sono tutti i link, tranquilli. Cioè. Anche la registrazione, cioè. La registrazione dovrebbe metterla su YouTube il gruppo, quindi perfetto. Troverete tutto. Perdonate il tema chiaro, ma ovviamente si vede meglio da remoto, eccetera. Anzi, no, c'è una cosa. Proviamo scuro, perché in effetti non essendo un... No, c'era un modo per cambiarlo. No, non lo trovo. Va bene, fa niente. Probabilmente è nascosto da qualche parte. Comunque, vi giuro che c'è il tema scuro. Io sul mio computer ce l'ho quel tema scuro. Forse è nascosto qua sotto. Non è vero. No, vabbè, non importa. Comunque, l'editor è abbastanza semplice. Tre colonne. Tra l'altro, anche quello che vi sto facendo vedere è un documento OpenAPI che fa parte di un piccolo repository che allego. Scusa, noi slide. Vediamo le slide da casa. Ah, hai ragione. Scusatemi. Non dovevo condividere lo schermo intero invece che una sola finestra. Vediamo che adesso... Ci siete anche da casa? Perfetto, grazie. Ok, fantastico. Dicevo, tre colonne abbastanza semplici. Qui avete un piccolo riferimento delle cartelle, più che altro perché magari potreste avere più di un documento per creare nello stesso repository. Potete aprire sia una cartella che è proprio un repo Git, volendo. Oppure se vi interfacciate col servizio di Stoplight, vi gestisce proprio l'intero progetto in remoto. Si aggancia GitHub e tante altre magie. Ma queste magie costano? Sì, quelle costano, però l'editor no, come vi dicevo l'editor no. Questo standalone si può scaricare e semplicemente senza fare login vi apre la cartella locale o anche il repository Git in locale, non c'è problema. Infatti vedete c'è il tasto commit qui su. Questo deve vedere quindi gli endpoint con tutti i dettagli. Su questa colonna principale al centro avete quindi definizione dell'endpoint, potete modificare i path, potete modificare i vari verbi dell'endpoint, aggiungere descrizioni, aggiungere indicazioni sulla security, sugli header, query parameters, cookie, aggiungere un body per la richiesta e i plurale body per la risposta, perché come vedete potete specificarlo, per cui 304 è no body, però vabbè. Comunque avete modo di indicare più body per la seconda degli status code. Qui sulla destra avete la possibilità di vedere o l'anteprima, quindi il risultato finale di quello che state modificando, oppure il mock server fatto con Prism, oppure ancora il risultato dell'analisi di Spectrum, quindi con l'indicazione degli errori, per esempio in questo caso. La prima cosa che si impara usando Stoplight, che fa parte della specifica OpenAPI, è il fatto che poi hai modelli. Per esempio, qui in questo esempio c'è il modello dello user, che è proprio un oggetto con vari campi, in cui si può indicare se un campo è obbligatorio, si può aggiungere una descrizione, si possono aggiungere anche, magari lo faccio vedere meglio, dei dettagli sul singolo campo. Quindi queste sono tutte cose di OpenAPI, quindi il bello della discovery che dicevo, no? Potete cliccare in giro e scoprire cosa potete fare. Quindi qui per esempio c'è il formato, se il campo è un enum, quindi ha solo un certo numero di valori validi, un valore di esempio, minimo e massimo, multipli valori eventuali. Questo è un intero, quindi è così. Però se per esempio prendiamo una stringa, addirittura vi fa specificare delle regex di validazione, quindi
Oppure anche se fate, indicate un formato sulla stringa volendo, vi dà un sacco di opzioni che comunque contano per la validazione, no? Quindi date, date time, PV4, PV6, email, insomma ce ne sono un po' di tutti i gusti. Comunque sono tutte feature di OpenAPI, semplicemente Spotlight la cosa comoda è che, insomma, ve le fa scoprire così intuitivamente. Ok, direi che possiamo tornare alle slide. Anzi, c'è una cosa... no, è rimasto un pezzettino sullo schermo, scusate. Facciamo così, andiamo a icona. Molto di questo lo si deve a questo tizio qua, che si chiama Phil Sturgeon, che è una vecchia conoscenza della community PHP. Come potete vedere, faccia parte del core team di CodeIgnite. È uno dei fondatori di Pyro CMS, che è un CMS basato su Laravel. Era uno degli host del podcast di PHP to Know e uno dei contributor di PHP The Right Way, che se non lo conoscete è una risorsa per chi sta iniziando in PHP veramente molto bella. Poi ha scritto il libro API Want 8, che l'ha portato in questa direzione, tant'è che adesso lavora per Stoplight. È di fatto un advocate per questo approccio, diciamo, contract first dell'API. Infatti, tra l'altro, poi se non sbaglio, adesso non l'ho aggiunto alle slide perché sennò diventava lunghissimo, ha fatto anche un secondo libro e un podcast che si chiama API Want 8. Quindi, insomma, si dà veramente molto da fare nell'ambiente. Ultimissima cosa che ha fatto in merito e che comunque risulta interessante è questa qui. Questo è un sito, è un dominio, openapi.tools, è un sito, tra l'altro open source, a cui si può contribuire, che elenca tutti i tool che si possono utilizzare su OpenAPI. Adesso ve lo apro proprio, che tanto qua c'è proprio cliccabile, vi apre il link al sito. Che vedete, c'è Contribute, che è una pull request su GitHub, è un sito statico in realtà. Ci sono tutta una serie di categorie di tool, e poi come vedete ogni categoria riporta il tool, il link, il linguaggio o la piattaforma su cui si può utilizzare il tool. Ve lo allargo un po', tanto c'è spazio. Se supporta le diverse versioni di OpenAPI, vedete 2.0 che sarebbe ancora Swagger, 3.0 ormai lo supportano praticamente tutti, 3.1 è abbastanza recente, credo sia di 5 mesi fa, se non ricordo più, però da molto poco, infatti il supporto è un po' più raro. Tra l'altro è pieno di roba interessantissima, tipo questa è nuovissima, l'ho vista solo mentre preparavo le slide per oggi. È una roba che sa generare l'OpenAPI a partire dalla registrazione hard dell'Opera Toolbar di Chrome. Quindi voi registrate una chiamata secca, gliela date in pasto e lui a partire dal JSON che vede sotto ti tira fuori il modello con tutti i campi, col formato se riesci a capirlo. Anche Stoplight tra l'altro lo fa parzialmente, cioè non con l'AR, però se gli incollate un JSON sa dedurre a grandi linee quale dovrebbe essere lo schema corrispondente. Quindi è comodo quando magari invece che essere contract first magari avete delle API già in piedi e vi serve incasellarle, ecco, insomma, in una specifica OpenAPI. C'è anche un altro progetto che è un po' più, adesso non ricordo il nome, praticamente fa una specie di proxy MIT, quindi Man in the Middle, e si registra tutte le chiamate e ti crea tutti... Ah, sì, adesso sì, l'avevo sentito. E ho detto, praticamente se spulcio il sito lo trovo. Sì. Comunque, cioè, guardate qua. Stiamo parlando di tantissime, cioè nel senso di una codebase enorme, cioè adesso magari c'hai una quantità di endpoint che dici non ce la faccio a generare tutta questa cosa. Ti apri Postman e cominci ta. Sì, volendo puoi fare anche quello. Sì. Cioè, ce ne puoi inventare di una dopo l'altra, effettivamente. Perché il punto più che altro qual è che io ho cominciato a scoprire OpenAPI diverso tempo fa, forse 2017-2018. E al periodo non era così, non aveva preso così tanto piede. In realtà al periodo esisteva ancora un altro standard, o meglio, vabbè, esiste ancora, ma diciamo che era in competizione con OpenAPI, che si chiamava API Blueprint, che era basato su JSON. Il periodo se la giocavano, adesso ormai col fatto che è entrato il consorzio e che i vari Google, IBM e quant'altro l'hanno benedetto, ha vinto, diciamo, ed è diventato lo standard de facto. La conseguenza è che la community open source si è focalizzata e quindi invece che esserci una dispersione di energie su tool da una parte o dall'altra, ci sono concentrati e quindi adesso trovate molti più tool rispetto a quel periodo là. Tornando a noi, il problema che però con cui mi sono scontrato subito quando ho provato a lavorare con OpenAPI è che c'è
lo stesso rischio che hai quando scrivi documentazione. Cioè, chi mi assicura che non, come dire, appena finito di scrivere l'open API, il giorno dopo tocco il codice, sono già, la specifica è già vecchia ed è fuori sincrono di fatto col mio codice. Primo suggerimento che ti viene in mente sicuramente potrebbe essere quello di committare nel repository Git la specifica, no? E quindi dire, ok, quando faccio una pull request che tocca le mie API, vado a modificare anche l'open API. Giusto, ma è lo stesso rischio di quando scrivi commenti alla fine in realtà. Cioè, chi ti garantisce che non te lo dimentichi? Chi ti garantisce che, insomma, c'è il commento che mente, come diceva anche il Bob, no? Che sopra scritto una cosa, sotto il codice ne fa un'altra. Purtroppo ti serve qualche strumento automatico per far sì che questa roba funzioni. Uno degli approcci che ho trovato per l'appunto, soprattutto nel 2017, quando ho cominciato a sperimentare con queste robe, era questo, che è molto famoso in ambiente Symfony, il Nelmio API Doc Bundle, che di fatto cosa fa? Autogenera la specifica OpenAPI a partire dal vostro codice. Quindi guarda i vostri controller, guarda le annotation di Symfony, root, security, eccetera, e deduce la specifica OpenAPI. Poi, laddove non arriva in questa maniera, si possono aggiungere delle annotation, queste con SWG, che sta per Swagger, un modo comodo di restringere il namespace che ci sta qui davanti. Questo è un esempio che ho proprio copiato dalla documentazione di Symfony. Vi permette fondamentalmente, aggiungendo delle annotation in più, di descrivere, qui per esempio di scrivere la risposta, status code 200, description, con questo schema, con un riferimento a questo modello che è su questa classe, qui c'è il parametro, qui c'è un tag, eccetera. La cosa, io l'ho usato nel progetto che ho cominciato nel 2017, anche perché ero stato obbligato, purtroppo molte delle cose che vi racconto oggi non esistevano ancora, fondamentalmente, e tra l'altro in quel periodo l'unica libreria che supporta l'interpretazione di OpenAPI in PHP supportava solo OpenAPI 2, anche se la 3 era uscita da poco, e quindi ciccia, ho dovuto fare una scelta obbligata. Però diciamo che l'unica cosa che poi ho visto e che mi creava qualche problema è che questo approccio fa il contrario del contract first. Parte dal codice e torna indietro. E è sicuramente comodissimo, perché voi installate il bundle e quello al massimo vi richiede di arricchire quello che già avete, no? Di aggiungere delle annotation che descrivano al meglio il codice che ci gira sopra. Il problema è che c'è il rischio di far danni inavvertitamente. C'è il rischio di inavvertitamente, toccando il codice, cambiare il contratto. Ma il contratto dovrebbe essere scolpito nella pietra normalmente, cioè faccio danni se cambio il contratto sotto le chiappe ai miei client. Anzi, peggio, io ho scoperto che a volte si rompeva proprio. Ho dovuto aggiungere un test che controllasse che l'endpoint che esponeva il contratto non desse 500. Poi, nonostante quello fosse verde, una volta ha generato dei modelli vuoti, quindi utile, no? Corpo della risposta, niente. E quello era molto difficile da testare. Come facevo a dire la specifica OpenAPI è corretta? E quindi sono sempre stato più convinto che l'approccio corretto è fare il contrario, no? Quindi fare davvero contract first, cominciare davvero prima dalla specifica, inchiodarla e poi andare avanti. Come dicevo prima, qui c'è il link al repository da cui c'è un piccolo esempio, c'è una piccola applicazione Symfony Demo che usa la specifica OpenAPI che ho usato prima con Stoplight e fa vedere tutto quello che faccio vedere adesso nelle slide. E il punto di inizio è questo pacchetto qua. È un pacchetto della PHP League che è un validatore, fondamentalmente. Nel sito che vi ho fatto vedere prima ne troverete altri per altri linguaggi, ovviamente. Per PHP c'è questo, e cosa fa? Banalmente prende una specifica OpenAPI, una richiesta o una risposta che si resette e vi dice se è valida, molto linearmente. E questo è sicuramente il perno su cui riusciamo a fare tutto quello che sto arrivando a raccontarvi. Vi permette quindi davvero di dire la mia specifica è rispettata, il mio codice combacia, è il mio test, fondamentalmente. Mi permette letteralmente di scrivere il test e dire il mio controller risponde con un body che rispetta la specifica, rispetta il contratto e quant'altro. Primo dubbio, ho parlato di Symfony e PSR7 su Symfony. No. Questa prima cosa si risolve così. C'è un bridge proprio fornito da Symfony. Se usate Flex basta fare require di questo pack, PSR7 pack, che poi in realtà corrisponde a richiedere
Il bridge è quel pacchetto lì che non è che nient'altro che un'implementazione di TSR7, quindi molto terra terra. E poi definire questo servizio. Quindi questa factory in AutoWire funziona automaticamente senza problemi. Oppure, se avete un framework extra bundle precedente alla 6.0, in realtà questa roba era già inclusa e si accendeva semplicemente con questa configurazione qua sotto. È uguale, semplicemente hanno deciso di portarlo fuori, però funziona identico. Quindi questa roba banalmente prende le richieste dell'HTTP, oddio, come si chiama? Dell'HTTP message di Symfony, non mi ricordo esattamente il nome del componente, e lo trasforma in PSR7 e viceversa. Quindi nel nostro caso ci serve semplicemente andare verso la PSR7 per darle in pasto al validatore. Il validatore invece si usa così, ha un builder in cui gli passiamo la specifica in formato YAML o in formato JSON, come dicevo, si può fare entrambi. Gli si passa una cache, come vedete supporta la PSR16. La cache è molto utile perché di fatto fa un caching dell'interpretazione, del parsing del documento OpenAPI, che altrimenti sarebbe un po' pesantuccio rifarlo ogni volta. Nel mio caso, tra l'altro, per esempio, ho usato una cache locale, ho usato la PCU, molto comodo perché tanto non è un dato che cambia a parità di deploy, quindi avere la cache locale ovviamente vi dà dei tempi di risposta praticamente immediati. E poi sul builder, chiamando get server request validator, get response validator, ottenete il validatore delle risposte per le richieste, separatamente, perché ovviamente si comportano in maniera leggermente diversa, ma questo vanno a fare. Questa roba qui poi si traduce in Symfony, in questa roba qua, cioè la configurazione YAML del container, è la stessa roba, sopra sotto stiamo parlando della stessa roba. Fatto questo, il primo step che ho eseguito è, come dicevo prima, usarlo per i test. Quindi ho preso il kernel browser, che è il classico client che si utilizza quando facciamo un test funzionale in Symfony, quindi quando testate i controller brutalmente, l'ho esteso e ho sovrascritto la do request, che è un metodo protetto, che è proprio il pezzo finale che va a fare la richiesta alla vostra applicazione. E quindi l'ho banalmente decorato. La prima cosa che faccio è la validazione della richiesta, che non fa nient'altro che dire, prendo la HTTP factory, la trasformo in PSR7 e la passo al validatore. Il validatore scoppia brutalmente con un'eccezione, se c'è un problema, quindi, visto che siamo in un test, fa fallire il test. E notate una cosa, è opzionale, cioè ho messo un flag pilotabile che mi permette di spegnere la validazione. Perché? Perché testare la propria applicazione con una richiesta non valida è uno scenario valido, è uno scenario da testare, voglio vedere se la mia applicazione risponde 400 bad request, ok? Altrimenti, insomma, il mio test non passerà mai. Step successivo, devo purtroppo ripetere una parte di una roba che viene fatta dentro il request validator, ma non c'era modo di tirarlo fuori, devo ritrovare qual è l'endpoint che sto interrogando, quindi a partire dallo schema, dalla URI che arriva dalla request, dal metodo, mi indico il path, trovo l'endpoint della specifica OpenAPI che sto utilizzando. Mi arrabbio se ne trovo un numero diverso da 1, perché evidentemente ho fatto qualche cacchiata, oppure non ne ho trovato nemmeno uno, e c'è qualcosa che non va. Se ne trovo più di uno, vuol dire che la specifica ha qualche problema, che vuol dire che è ambigua. Probabilmente c'è qualche endpoint che si sovrappone male, fondamentalmente. E poi, step successivo, vado a validare anche la risposta. Questo invece non è opzionale perché la mia applicazione deve sempre rispondere rispettando la specifica. Non esiste che tiro fuori spazzatura, altrimenti che caspito sto documentando. In questo caso ho decorato con un'eccezione perché? Perché il validatore si porta dietro un'eccezione abbastanza complessa. E visto che siamo in uno scenario di test, la cosa interessante è magari tirare fuori queste informazioni e formattarle in un qualche modo. Adesso, per amore di brevità, non l'ho messo, però fondamentalmente si può letteralmente andare a vedere le previous exception e trovare, per esempio, una breadcrumb col percorso del body nel punto in cui la validazione è fallita, oppure se magari in alcuni punti del body avete detto ok, il body è una di queste tre possibilità, vi fa vedere tre eccezioni che hanno fallito la validazione in tutti e tre i casi, per esempio. E altre cose molto di dettaglio. Adesso le ho scoperte un po' per trial and error, perché come scrivi test falliscono. La prima cosa che facevo è mettevo qui un breakpoint, aprivo l'eccezione init debug, scoprivo quanta roba c'era. Vi assicuro che il validatore ne tira fuori veramente, veramente tanta. Quindi
La cosa bella è proprio quella, cioè potete letteralmente arricchire il messaggio di errore e fare in modo che il vostro test sia parlante, vi racconti proprio che cosa avete sbagliato nel vostro endpoint o paradossalmente nel contratto. Dipende in che senso state procedendo. Poi però non mi sono neanche fermato qua. Ho portato la cosa ancora più avanti perché l'ho usato in produzione. Ho letteralmente usato il validatore per validare le richieste in entrata. Quindi ho messo un listener che ascolta sull'evento kernel.controller, che è l'evento che scatta subito prima che il framework vi passi la palla all'interno dell'action del controller, e faccio la validazione. In questo caso non catcho l'eccezione, la lascio scoppiare male nel caso in cui la richiesta non sia valida. Quindi mi posso risparmiare un botto di validazione nei miei controller perché l'Open API mi copre davvero tanta roba. Riesco già a essere sicuro che tante cose sono corrette. Un piccolo dettaglio. Perché questo evento in particolare? Perché avviene dopo il routing. Quindi evitiamo di intercettare i 404, banalmente, perché è inutile che andiamo a cercare un path nell'Open API che sicuramente non ci sarà. Era la roba a cui mi sono schiantato subito quando ho fatto il test, ho detto, ah, cavolo, no, più in basso. Inizialmente mi ero messo su kernel.request, che invece scatta molto prima in simple. Manca solo un pezzettino per far sì che questa roba funziona, ma che è un pezzettino che probabilmente se avete sviluppato un API in Symfony avete già, cioè dobbiamo intercettare... No, scusate un attimo che qua mi sono perso... Ok. Bisogna intercettare l'eccezione perché altrimenti risponde 500, no? Quindi probabilmente un listener sulle eccezioni ce l'avete già, perché magari vi interessa banalmente far sì che le vostre eccezioni, anche se sono eccezioni davvero 500, spari fuori un JSON, per esempio. E quello che ho fatto è, ok, imposto una risposta a partire dall'eccezione, se l'eccezione è validation fail, che è esattamente fondamentalmente quella che arriva dalla libreria, quindi fondamentalmente è un'interfaccia che le copre tutte, ottimo. Posso andare a fare una JSON response col formato che voglio e dare bad request, e quindi questa roba manco raggiunge il controller, non gira una riga di codice che sia vostra, il vostro controller sputa fuori subito l'errore e non dovete preoccupare, come dicevo, su quel tipo di validazione. In teoria la risposta JSON è a piacimento, in pratica no, nel senso vi suggerirei che non sia così a caso. Vi suggerirei di utilizzare questo RFC 7808, API, the problem details for HTTP APIs, che è un modo standard per rappresentare gli errori API. Questo RFC ha come obbligatorio il fatto di avere questo content type e, se non ricordo male, almeno il title, e poi suggerisce type detail ed instance. Che vi permettono appunto di dire un attimino meglio cos'è questo errore, qual è il problema. Title è molto sintetico, detail ovviamente la descrizione è un po' più ampia, instance è eventualmente su cosa, su che oggetto, su che risorsa c'è stato l'errore, e type suggerisce di categorizzare gli errori con un URI, che può avere più o meno senso o meno, suggerisce anche se è possibile che l'URI sia valido e porti una documentazione, però vi sono veramente un po' spinti nelle cose fatte veramente con i fiocchetti, vedete un po' voi se vale la pena. Poi comunque lascia la libertà di aggiungere proprietà in più a piacimento, quello non è un problema. Se parliamo comunque di AmitoPHP, tra l'altro c'è una libreria già pronta che vi permette di fare questa roba, che è questa qui, crea l'API problem, non è nient'altro che dei DTO già pronti con dei campi già pronti nel costruttore o eventualmente i setter espliciti, e implementando array access vi lascio la libertà di specificare i campi in più nel formato che preferite. A quel punto metodo as array, lo date in pasto a JSON decode piuttosto che a JSON response o qualunque altra roba utilizziate nelle vostre applicazioni PHP, e avete il vostro bel JSON che descrive l'errore. Alla fine della fiera, tutto questo giro qui che limite ha? Il limite principale che io ho trovato nel fare queste robe è, come vi dicevo prima, anche quello dei tool. Soprattutto all'inizio, come vi dicevo, io sono stato obbligato a scegliere l'approccio opposto del bundle perché non esistevano ancora tutti questi tool, o comunque i pochi che c'erano erano ancora un po',
insomma, abbastanza abbozzati. Per fortuna, con la, col fatto che ormai OpenAPI è lo standard fatto, i tool sono molti di più e quindi sicuramente il limite è molto meno forte di quando mi è capitato. Infatti, come dicevo, a me quella roba lì con un Nelmio l'ho provata nel 2017, poi ho avviato un nuovo progetto nel 2019 e ho seguito questo approccio, cioè questa è una roba che ho fatto veramente in un progetto che adesso è in produzione con il mio team. E quindi al giorno d'oggi vi direi che il limite invece è più sulla rapidità di adozione delle nuove specifiche. Quindi per esempio OpenAPI 3.1 lo supportano ancora in poco. In particolare in ambito PHP la libreria è sempre quella. C'è una pull request che vaga, che pare tra poco il mantenere negli ultimi mesi si è un attimino dato una mossa, forse tra un po' si smuove. Ed è molto interessante, tra l'altro, questa nuova versione, perché quello che fa è permettere di descrivere con JSON schema i body. Questo è molto più potente rispetto ai formati che utilizza adesso. Io, per esempio, mi sono scontrato con un po' di problemi nel definire proprietà nullable, per esempio. È un po', non è sempre fattibile, è un po', in alcuni casi non funziona bene. Oppure quando cominciano a mettere oggetti polimorfici, quindi in OpenAPI, per esempio, puoi dire all off, quindi tutte le cose che ti metto sotto devono essere tutte valide, one off, ovvero ne deve essere valida solo e solo una, quindi puoi mettere magari su tre versioni diverse sotto la stessa proprietà, con una roba polimorfica, oppure any off, quindi almeno uno, ma se validiamo più di uno non è un problema. Quando cominci a combinare queste robe insieme a nullable, nella 3.0 ti lascia a piedi abbastanza in fretta, comincia a impazzire. Nella 3.1 con il JSON schema hai veramente una, a parte che insomma è un tool bello rodato ormai, ti permette veramente di esprimere al pieno tutte le forme possibili e immaginabili di body, quindi di richiesta e risposta che vi possa interessare. Un altro non proprio punto dolente è il versioning. Non è che, diciamo che non è una cosa che OpenAPI risolve. Rimane comunque il versioning API una roba rognosa, anche se comunque magari OpenAPI può essere uno strumento che può dare una mano. Ecco. Per esempio, una cosa che vi potrei consigliare è dire: ok, se avete una versione 1 e una versione 2, quello che vi potete inventare è avere due specifiche OpenAPI e quindi magari dovendo mantenere all'interno della stessa applicazione versioni diverse, fate dei test che usino talvolta una, talvolta l'altra specifica, vi assicurate che insomma state mantenendo la cross-compatibilità. È una cosa abbastanza comoda e poi in generale sapete bene che avere questi documenti committati nel repository aiuta tantissimo nel versionamento, nel capire cosa è cambiato nel tempo e cosa abbiamo aggiunto, eccetera, eccetera. Ok, per stasera ho finito di blatterare. Questi sono i miei contatti, cercherò di pubblicare slide con link all'interno e, come vi dicevo, la registrazione di stasera dovrebbe essere disponibile su YouTube appena il gruppo la pubblica. Sul mio sito lì trovate anche i talk precedenti e, se non sbaglio, questo talk l'ho fatto l'anno scorso, dovrebbe esserci anche già la registrazione, però vabbè, se siete qui, insomma, forse vi interessano più le slide. Le riporterò magari anche su Meetup, così